L'anomalia si è verificata nel 2007 quando alle primarie del centro-sinistra andarono a votare 12.000 persone. Carlo Salvemini in conferenza stampa risponde a Loredana Capone al suo commento sui sondaggi da lei commissionati che registrerebbero l'affluenza di massimo 6.000 elettori. Un dato rappresentativo della realtà leccese, dice Salvemini, che dunque lancia delle perplessità sulla grande affluenza di 5 anni fa. Quindi oggi c'è un interesse sulle primarie che mi sembra in linea con quelle che sono il nostro campo di forza. E quindi non invocare un afflusso alle urne determinerebbe un'evidente anomalia nel rapporto di forze in campo. Le riflessioni di Salvemini non entrano nel merito della polemica politica e lo stesso a definire le dichiarazioni poco felici di Loredana Capone un incidente di percorso. Nessuno sta portando avanti una campagna contro di lei e contro il PD, ma al contrario per un progetto di città. Con queste parole il promotore di Lecce 2012 rispedisce al mittente le insinuazioni della candidata dei democratici su una campagna contro la sua persona e il partito. Solo tatticismi, dice Salvemini, che fa un appello alla città e a quel voto utile che ha consentito la svolta a Milano e Cagliari. E dobbiamo mostrarci anche coerenti rispetto a questo impegno e credibili rispetto al volerci offrire come alternativa di governo alla città di Lecce. E mentre il candidato delle primarie del centro-sinistra lamentava l'esclusione dal tavolo del centro-sinistra per la stesura del regolamento per lo svolgimento delle primarie, i partiti che compongono il tavolo in una conferenza stampa hanno comunicato le iniziative che riguardano le primarie delle idee. Venerdì, sabato e domenica i responsabili incontreranno i cittadini di diversi quartieri della città per raccogliere proposte e idee. Sarà una forma partecipata di stesura del programma di governo del centro-sinistra, rappresentando plasticamente l'unità della coalizione riformista in questa città a confronto delle divisioni tutte interne al centrodestra, dice il segretario cittadino del PD Fabrizio Marra. È ovvio che i candidati alle primarie che dovranno per regolamento sottoscrivere il programma del centrosinistra potranno apportare quelle migliorie proprie della loro sensibilità amministrativa, ma il valore politico delle primarie e delle idee sta tutto nello stare insieme dei partiti del centrosinistra in una forma di ascolto dei cittadini leccesi. Sì. E chiedetelo al super esperto di prima. Chi è Marco? Sì.